Elvis Arruscato, due battute anche con lui. Sei venuto a Vicente, ti chiedono di fare gol pesanti, tu stai cominciando a lasciare il segno. Sì, sì, sono contento per il gol, sono contento per i tre punti, insomma, gol pesanti o non, l'importante era vincere questa partita e è sempre un merito alla squadra per come siamo partiti. Ecco. Poi ti ho visto anche molto meglio, ti avevo visto un po' sottotono l'ultima partita, oggi invece eri in palla, grintoso, hai messo il sigillo sul gol. Quanto è in percentuale Abruscato, del vero Abruscato in questo momento? Io dico se è ancora il 70%. No, io tengo parecchio la causa e mi sono immedesimato perfettamente, quindi una percentuale non so, la lascio a voi. Io quello che faccio è dare tutto me stesso, il cuore, per cercare di fare il massimo per questa squadra e per questa società, e da qua fino alla fine del campionato darò sempre il 100%, poi se è valutabile 70, 80, 90 non lo so, però io farò di tutto per fare il bene della squadra e chiaramente anche il bene per me stesso. Senti, dall'alto della tua esperienza ti chiedo un punto di vista su Alemão. Il nostro ragazzo era molto atteso, oggi non ha giocato benissimo, probabilmente lo tradisce un po' la voglia di strafare. Voi che siete giocatori più esperti, probabilmente ha bisogno anche dei vostri consigli, perché è un giocatore di sicuro talento. Alemão è un giocatore di grandissimo talento, secondo me non bisogna fare un caso, bisogna lasciarlo in pace, che possa vivere al massimo il suo talento con serenità. Lui solo così potrà trarre il meglio di quello che è il suo talento, e senza farsi delle come si dice, delle paranoie o pensare che ha fatto una partita. È solo una partita e voglio dire, avrà il modo e il carattere per fare dei grandi gol nella sua carriera, quindi sta solo nel reagire a quello che sono stata una semplice sostituzione, come tutti hanno avuto le sostituzioni, tutti hanno avuto delle meno possibilità degli altri, tutti sono stati male, quindi dipende come si reagisce mentalmente, se si reagisce positivamente si ha una crescita, se no si fa più fatica. L'ultima cosa, che effetto ti fa guardare la classifica stasera? Rammarico. Ho del rammarico, perché non potevamo avere più punti. Quelli lasciati per strada ti bruciano? Parecchio. Adesso basta la prossima partita fare un colpaccio di quelli da Terno all'Otto, no? Sì, sì, no, non credo tanto nei colpacci, non mi piacciono i colpacci, a me piacciono una squadra che si impone, forti, ma non presuntuosi, e così tutti ne possono giovare. E ti sembra che il Vicente di quest'anno abbia queste caratteristiche? Assolutamente sì, non è un caso che noi abbiamo 16 punti, io credo che i punti non vengano per caso. Grazie. Prego.